Oggi qualcosa di abbastanza breve, me l'avete consigliato voi in uno degli ultimi commenti ed è Been there, done that. Been there, done that. Cambia molto la pronuncia, ok? Il British sarà più been there, done that, americano più been there, done that. Chiedete a qualcun altro per la pronuncia perché non sono la persona più giusta, diciamo. Intanto, been there è l'abbreviazione di I have been there, ci sono stato. E done that è l'abbreviazione di I have done that, l'ho già fatto, ok? Quindi cosa vuol dire ci sono già stato, l'ho già fatto? Ma si usa quando si è già familiari con una situazione, quando si vuole dire, per esempio, niente di nuovo, mi è già successo. I forgot my homework at my house. Been there, done that. Mi sono dimenticato i compiti a casa e un'altra persona risponde: lo so, ci sono già passato, so cosa vuol dire. Succede, mi è successo anche a me. Però been there, done that in alcuni casi vuol dire che quella cosa vi ha stufato, l'avete già fatta, ormai è acqua passata, non volete più rifare la stessa cosa. Per esempio, se qualcuno vi dice: You could take up golf, potresti cominciare a giocare a golf. E tu rispondi: Been there, done that, got sick of it after a while. Cioè, sono già passato, l'ho già fatto, dopo un po' mi ha stufato. Why don't you join a book club? Been there, done that. I wanna do something different. Perché non partecipi? Perché non ti aggiungi a un club del libro? E la persona risponde: Been there, done that. Ci sono già stato, l'ho già fatto, voglio fare qualcosa di diverso. I want to do something different. Video breve, come vi ho già detto, spero di avervi insegnato qualcosa di nuovo. Noi ci. Finito la lavatrice. Ciao!